Si inaugura presso la Baita degli Alpini di Castel d'Azzano la seconda edizione di Impara l'Arte e Mettila da Parte speciale cucina, tutti possono diventare chef. Il corso di cucina promosso dal Comune di Castel d'Azzano, in particolare dall'assessorato al tempo libero, commercio e attività produttive. Una seconda edizione di grandissimo successo con ben 50 iscritti. Sì, siamo veramente contenti come comune, come amministrazione, perché 50 iscritti, diciamo, è il numero massimo, non abbiamo lasciato fuori nessuno ed era questo l'importante. Ci apprestiamo a fare questo nuovo corso con entusiasmo, dimenticando i successi dell'anno scorso, ma bensì portando umiltà e passione, che sono i concetti fondamentali per imparare a cucinare. Siamo orgogliosi di questo corso, che è un corso di cultura delle nostre radici, perché il cibo fa parte della nostra storia, della nostra cultura, e qui c'è una riscoperta del cibo locale, delle nostre migliori tradizioni, dalla polenta al pane, agli insaccati, la pizza, eccetera. Quindi è un bel successo ancora questa nuova edizione, che sono sicuro, oltre all'aspetto di accrescimento personale, di culturale e culinario, porterà anche nuove relazioni e un bel modo di stare insieme per 10 serate indimenticabili. Che consiglio daresti a questi aspiranti chef? Beh, di rimanere legati alle tradizioni, perché è la cosa più importante, credo, che non deve andare persa, perché l'Italia tutta ha delle tradizioni splendide, soprattutto nel ramo culinario, quindi di preservare il più possibile le peculiarità che vengono dal nostro passato. Quanta passione ci devono mettere questi aspiranti chef? Beh, tanto, insomma, se non c'è passione in cucina non fai il cuoco, e quindi ci devi avere passione, devi sapere anche aver gusto, ma diciamo che torniamo, insomma, alla passione vera e propria, inutile, come in tutti i lavori soprattutto, quindi la passione è la base veramente della cucina, e soprattutto esprime anche il carattere del cuoco, eh. Di solito un cuoco importante fa dei piatti importanti, e a volte però anche l'importanza sta dietro anche un piatto semplice, che spesso magari il cuoco cerca di cimentarsi sempre con piatti sofisticati, poi magari invece oggi siamo alla riscoperta dei piatti semplici, e quindi forse anche a volte il segreto del successo di un cuoco. Da uno chef di professione, un consiglio per i corsisti. Un consiglio per il corsista è la semplicità, non andare a ricercare cose particolari che poi si fa fatica, la semplicità, la genuinità del prodotto. Abbiamo già un prodotto di successo, una bella ricettina, anche uno spaghettino al pomodoro fresco, pomodorino cirietto tagliato a pezzettini, saltato con un po' di cipolla rossa, un po' di peperoncino, due foglie di basilico, pasta buona. È un piatto nostro, mediterraneo, meglio di così, senza stare lì a ricercare robe di pasta asciutta o sughi o condimenti particolari che poi sono fatica a digerire. Quanto è importante il dessert in una cena? Il dessert è importantissimo in una cena o alla fine di un pranzo, perché è l'ultima cosa che viene ricordata.
se buono salva anche i piccoli difetti che magari potrebbero esserci stati prima. Se invece è meno buono viene ricordato tutto come non un bel pasto. E soprattutto diciamo che le signore tante volte lo prendono soltanto se ne vale la pena, non facciamole arrabbiare e mangiamo un buon dolce. Cosa significa fare il pane? Allora, fare il pane oggi significa dare alla clientela un prodotto che oltre che essere un prodotto basilare per l'alimentazione, un prodotto che vada bene anche per la salute. Legandolo cioè all'alimentazione e alla salute giornaliera, visto i problemi che ci sono a livello di allergie, intolleranze e tutto questo, diamo alla nostra clientela un prodotto che sia salutare. Questo è fare il pane oggi, non più un discorso esclusivamente commerciale, ma proprio un discorso legato anche alla salute. Il corso inizierà il 23 di gennaio, saranno ben 10 le lezioni e terminerà il 3 di aprile con la strepitosa cena realizzata dai corsisti. Vi aspettiamo numerosi.